E a proposito di anche i suoi set erano sempre cioè, un'aria molto goliardica rispetto di quello che si crede, la tensione creativa, ci sono dei registi con cui mi è capitato di lavorare, che per esempio sviluppano una serie di tensioni nel set perché così si crea meglio, ci sono ecco, cose che lui avrebbe veramente, insomma, ridicolizzava con due battute, c'era sempre un'atmosfera molto rilassata. A proposito di prove trucco, una volta con Ravello disse, ma mortifichiamolo un po', è troppo bellino. Durante il nostro film, invece appiccicare con una coda di topo nella pelata era schifo, era orrendo. E lui dice: ma non mica veramente vorrei fare questo personaggio con questa coda di topo qua. Dice: ma è perfetto, è così che lo immagino. E poi il film l'ha fatto così: era pelato con questa coda di topo. Perché Vabbè. lui aveva questa, non mi è mai capitato, per quello dico che ho sempre questa È rimasto valutazione che bello mi per il film che prendesse. facevamo. Io già di mio non sono un adone, no? Cioè non è che posso concorrere nei ruoli con Gabriel Garco, per dire. Però lui riusciva sempre a peggiorarmi con un certo gusto sadico. Mi metteva sempre addosso delle robe orribili nella scena On Tupé. In concorrenza sleale, una roba triste. In testa, una coda di topo, in romanzo Il giovane povero viene fuori tutta l'alopecia con un paio di occhiali terrificante e sull'ultimo film che ho fatto con lui, che era un personaggio che stava sull'autobus, eccetera, ero vestito come neanche il mio peggiore dei nemici avrei voluto vestire. E me lo diceva, lui faceva apposta, non so per quale motivo. La gente di Roma, dove in città. Comunque, poi ci siamo ritrovati, invece lì è stato proprio. Io ho preso la laurea, che strano chiamarsi Federico, e ho avuto anche l'impudenza di chiedere a un certo punto: ma posso leggere il copione? E lui ha detto: no. Ah, va bene. Ricordo a chi era questa mattina che ti abbiamo visto sullo schermo facendo la parte di Giulietta Masina, in questo senso. Allora mi ha consegnato questo copioncino di 10 pagine, che era la mia parte, solo la mia parte. Non ho mai potuto avere la sceneggiatura completa, dicendo: hai una grande responsabilità, l'ho scritta per te, io tengo tanto per mettermi, diciamo, in una buona predisposizione. Però lì avevo già superato, diciamo, insomma, questo senso un po' di soggezione, perché insomma, beh, già poi il tempo, insomma, eravamo diventati amici, eccetera. Però mi ricordo anche lì un aneddoto divertente che non c'è nel film, forse c'è una scena, tutti Paolo e Silvia se la ricorderanno perché erano sul set sempre. C'era una scena in cui questa puttana diceva dei numeri invece che delle battute, no? Diceva dei numeri. E io ero talmente rispettosa di questo copione che lui ha detto a Silvia: ma dice proprio i numeri quelli che ho scritto io, e sì, non li vuole cambiare. Cioè, avevo veramente molto rispetto del suo lavoro. E anche lì, insomma, c'era un'atmosfera sempre molto divertente, rilassata, Com'era appunto dopo ma 10 anni? teatro, dopo 10 anni io avevo superato tutte le mie paure, quindi stavo veramente bene. Girare nel Teatro 5, sai, a Ricostra Sì, Strada che sì, si sì, vede sì, nel sì. film, no? Quello ci sono le No, puttane, è tutto fatto è nello tutto Zoo. fatto lì Sì, dentro. Ma non si può capire entrare nel Teatro ma anche 5 Stato d'Anima era lui dopo 10 anni che aveva smesso di tornare Lui su. era stanco, ma con bastava direzione e poi partiva e non si fermava più, cioè era molto aiutato, c'erano Silvia, Paolo, Giuliano, era molto ben circondato, c'erano tutti i suoi nipoti, era anche il protagonista del film, quindi no, era stanco, ma non faceva sentire a nessuno questa cosa, poi insomma era un toro fisicamente, quindi era una stanchezza più che altro, quando arrivava lì dicevo: oddio, se penso che devo affrontare tutta la giornata mi sento male, poi invece in realtà davvero, cioè faceva tutto come sempre. E una cosa anche molto bella era questo suo continuo aiutare con i disegni, si aiutava tantissimo con i disegni, ci faceva vedere cosa aveva pensato, era sempre molto, appunto, molto. E poi c'è un lato burbero, è vero, però un grande lato di tenerezza anche, cioè, che forse conoscono di più le persone che l'hanno frequentato nella vita, perché insomma di lui si dice di più che appunto era burbero, era schivo, asciutto, non so, tagliente, sarcastico, però insomma aveva un grande invece lato. E credo che nel
questo si vede tantissimo, secondo me è una cosa che ho ritrovato tantissimo nel documentario che hanno fatto le figlie su di loro, c'è questo lato, diciamo, intimo, affettuoso di Ettore, che viene fuori veramente con prepotenza in quel ritratto, è magnifico, veramente bravissime, siete state fantastiche.